L'esperienza del rugby in Italia per me, che da qualche tempo mi sono trasferito in Francia, è grandiosa. Non sapevo cosa aspettarmi, ma lavorare con i ragazzi è stato fantastico, soprattutto con i bambini affetti dalla sindrome di Down. Con loro ho vissuto momenti indimenticabili. Una fortuna poter portare anche i miei figli a vivere questa esperienza. Ci hanno riservato un benvenuto davvero commovente. Cosa posso dire? Un tempo splendido, il mare, la spiaggia e soprattutto insegnare il rugby per una vita migliore. Dare ai ragazzi degli strumenti per crescere bene e allo stesso tempo divertirsi. Perché questo è l'insegnamento importante del nostro sport e della vita. Lavorare divertendosi. Se non ami quello che fai, non farlo. Abbiamo dovuto fare l'apertura col botto, quindi abbiamo detto tutte. All'inizio dell'adattamento, perché ovviamente avendo come super ospite Gianna Lomu, che ci ha dedicato la sua giornata da passare con i nostri ragazzi, sicuramente ovviamente gli orari non li aveva rispettati, abbiamo gestito la cosa come meglio poteva essere gestita per i ragazzi ovviamente e per Gianna che aveva la famiglia a seguito. I ragazzi sono molto contenti, sono euforici e penso che questo abbia dato un'ottima partenza per questa settimana. Fantastico, sì. Mauro, ed è stato fantastico vedere Mauro Bergamasco spiegare i valori del rugby con tanta passione. Cosa può fare il rugby per questi ragazzi e cosa possono fare loro per il rugby in Italia. Il CAP è nato per questo ed è stato un onore per me essere qui e incontrare i bambini, firmare autografi, rispondere alle domande e passare del tempo insieme. Tutto quello che posso dire è continuate così, ma sono sicuro che lo faranno e sarà un successo grazie a Mauro e Mirko, che sono due ragazzi eccezionali, dentro e fuori dal campo. Non c'è ricetta migliore. C'è l'integrazione appunto con i bambini Down attraverso l'associazione italiana persone Down e questo era un segnale forte da parte nostra che viene da esperienze personali del passato mio e di mio fratello e che abbiamo voluto riprodurre oggi perché secondo noi essendo il rugby per antonomasia uno sport di squadra e di supporto sicuramente deve aprirsi anche a queste situazioni e penso che oggi la prima giornata sia andata molto bene, anzi rende ancora più vera questa esperienza, credo. 8 anni nello Stade Français, che non sono pochi, sicuramente c'è un po' di amarezza su questo distacco, però fa parte dello sport, fa parte della vita e forse è anche ora di trovare nuovi stimoli e cambiare, mettersi di nuovo in gioco. Adesso questa esperienza e tra 2 settimane inizia la preparazione alla Coppa del Mondo, con la nazionale, quindi per me è un doppio impegno perché sicuramente una preparazione per questo evento molto importante, quindi sta anche a me lavorare per essere nei 30 che partiranno alla Coppa del Mondo in Nuova Zelanda. Beh, il secondo impegno è quello di rientrare e di riaffermarmi all'interno di questo gruppo come è stato fino all'anno fa. Sicuramente